Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski, carta, plastica, parti. Champagne, signore. Buongiorno a tutti. Come state? State bene? Io sì. Oggi si fa un'altra ricettina. Però vi volevo far vedere che abbiamo, come ne siete accorti, che si è cambiato la scenografia dietro. Allora, questo qui c'è stata fatta da Koleski, dalla Cristina. Andate a vedere perché ci sono tantissime cose, oltre a tutte le cose, alle teglie, carta da cucina, carta forno, tutte le cose per cucinare, stampi di tutte le misure, andate a vedere perché vi ci perdete. Ci sono anche dei bellissimi fiori che potrete mettere ora in casa. E quindi procediamo oggi con questi bellissimi colori, si va a fare un piatto che può andare bene ora incontro alla stagione primaverile, che sì, cioè è proprio un piatto primaverile. Che cosa si fa? Si fanno i mini kebab accompagnati con un'insalata, delle piadine e un po' di salsina che ho preparato, una salsina con lo yogurt greco, si va a farla per accompagnare. Quindi si procede, si prende la padella, ci si va a mettere un po' di olio. Voi sapete dove vado a fare la spesa. Io vado a fare la spesa alla Coop. Ho preso il pollo, il petto di pollo origine Coop, che sono prodotti con una tracciabilità totale. C'è scritto anche qui. E è la filiera... è una filiera controllatissima, così da potervi dare dei prodotti controllati, genuini e di qualità. Andate a fare la spesa alla Coop. Che cosa ho fatto ora? Ho preso l'olio, l'ho messo nella padella e vado a prendere ho preso un peperone, l'ho fatto tutto a dadini. Poi prendo un cipollotto fresco, vado a tritarlo, anche questo, e si va a mettere insieme al peperone. Thank you.
Così. Ecco. Un altro gocciolino di olio. E poi si prende uno spicchio d'aglio e si aggiunge schiacciato. Ecco qua. Sale e pepe. Ecco qui. E si copre. Si copre. E cosa? Eccolo qua. Così, e si fa cuocere. Ora cosa faccio? Io ho preso, prendo una teglia, una teglina, e vado a preparare le piadine, perché poi le vado a servire, se voi volete le potete fare anche tutte intere. Io vado a farle così. Piccoline, perché le vado a impiattare. Intanto voi ne potete fare di più, le piadine le potete mettere anche intere, o del pane arabo anche, va benissimo, le potete mettere anche intere. Le fate tostare un po' di olio, un po' di sale e un po' di pepe e si vanno a tostare in forno. Poi dopo intere le fate anche a pezzi, va bene lo stesso, e vado a metterle in forno. Così, intanto poi si prende una ciotola e si va a mettere il pollo macinato, lo spicchio d'aglio no, si prende il limone. Un limone si strizza, il succo di limone, giriamo questo qui. Quasi bello e pronto, Si amalgama un po' di timo. Un pochino di zenzero, grattugiato,
i peperoni sono cotti, si vanno ad aggiungere al pollo e si amalgamano. Allora, pollo macinato, il succo di un limone, un pezzettino di zenzero grattugiato, sale, pepe e sale, pepe e un po' di timo. Io il sale non l'ho messo. Pepe. E si va a amalgamare tutto bene. A questo punto si prende la maizena e si va ad aggiungerla per farlo diventare più compatto. La maizena è differenza della farina, è in sapore, quindi per assorbire i liquidi, per compattarlo di più, per poterlo lavorare meglio, si aggiunge la maizena. Ora prendo una padella, una teglia antiaderente e la vado a far scaldare. Prendo le piadine che sono cotte e sono tostate, guardate, eccole qui, e le appoggio da una parte perché dopo si vanno a impiattare, ci servono per impiattare. Cosa si fa? A questo punto si prende delle piccole quantità del composto di pollo e si vanno a mettere intorno, così si compattano bene bene bene. Così, e si fanno cuocere da tutte le parti. Intanto preparo anche, ho preso un'insalatina alla Hop, di quelle belle pronte, sono fresche, sono sicura, vado sul sicuro, sono già lavate, pronte all'uso per impiattare e vado a condirla. Prendo un po', questa la richiudo bene e la rimetto per mangiarla o domani, va benissimo nel frigo. Un po' di olio, sale e si gira. Bene così, ora si prende, guardiamo, si va a mettere l'insalatina, così, prendo le piadine prendo un po', ho preso lo yogurt, un po' di sale, un po' di pepe, olio buono e vado a
mettere un po' di questo, di questa salsina sopra le piadine. Quando sono cotti i mini kebab, si va a mettere anche questi sopra. Mi sa che ci siamo, sono pronti. Si vanno a mettere sopra al... Ecco qua. Brucia! Si prende un filo d'olio. E voilà, si porta in tavola. Intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani per una nuova ricettina. Ma ora siamo di corsa perché bisogna andare tutti a tavola. Ciao! Che profumino! Questo programma è stato offerto da Mar Blu. È Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore? Parti sarebbe senza Coleschi. Coleschi, carta, plastica, parti. Champagne, signore.